Vieni Giovanni, alzati un attimino, alzati, vieni verso di me che ti vedo un po' di luce. Perfetto, lì cos'è? Allora, a me è rimasta impressa la quarta, quella del sogno. Cioè, tipo era, se hai un sogno, non farne il padrone o qualcosa del genere. Padrone di te stesso, sì. Perché? Perché non mi ricordo. Perché questo sogno potrebbe essere causa di perdere di vista la realtà. Cioè, l'ultima parte, tenendo conto del dubbio degli altri, diciamo, vuol dire che magari gli altri sanno a volte meglio di te quello che ti aspetta. Quindi se tu sei fiducioso in difficoltà, devi comunque tener conto degli altri che magari sanno qualcosa in più di te. In quell'ambito, possiamo dire. Mettiamolo in questo camp. Ciao Mattia, cosa ti è rimasto più impresso? Mi è rimasto impresso quella della parte del corpo, dei tendini, del cuore e dei polmoni, che anche se sono sfiniti, bisogna sempre puntare alla vittoria. Puntare al traguardo. Sì. Il significato è che le persone... Il significato, avrà... la tua versione. La mia versione è che nessuna persona, a parte i tuoi genitori, avranno sempre fiducia in te, perché quando ti vedranno in difficoltà ti daranno per spacciato. Invece tu devi avere il coraggio e la forza di rialzarti e andare avanti e di mostrare alle altre persone che in realtà avevi altre chance oltre a quella. Ma... Io in realtà avevo due frasi. Vabbè, la 8 e la 9. La 8, quella di testa o croce. Cioè, quella di testa o croce, quindi vuol dire fare in un sol colpo a testa e croce, rischiarle a testa e croce, ma sapendo di perderle. Non far parola di me. E non far parola. E la 9, che era quella dei tendini, che ha detto. Quella dei tendini che ha detto. Tanto bene. Due. La prima è la 1. E la seconda è la 9. La 1? La 1 è quello di mantenere la calma anche se tutti intorno a te la perdono. E la 9 è quella dei tendini. Ok, vai Giacomo. A me mi è piaciuta la 6, quella della vittoria e la sconfitta. Che sono due impostori. E secondo te perché sono due impostori? Ok. Secondo me vuol dire anche le persone che ti stanno più care, non farle contare troppo, perché se le perdi potresti subire un trauma o robe varie. Se invece tutte le persone valgono alla stessa maniera, non dico che non è difficile se muoiono, però non vieni. Non è necessariamente che assolto. Devono morire le persone, ma sono persone importanti per voi. Davide, ascolta, allora questa cosa vale, io per dire, io personalmente sai cosa faccio, cosa penso? Non prendo animali, non prendo gatti, cani, perché mi ci affeziono e non mi piace perderli, capito? Però è sbagliato, cioè non deve essere questo il pensiero. L'interpretazione di questa frase deve essere vista in maniera diversa, da un punto di vista diverso, in maniera positiva, non negativa, capito? Perché chi è il protagonista in questa frase? Sono io. Bravo, ok? Quindi, tu vivi in una cerchia di persone care, ok? E tu sei un individuo che sta crescendo e sta maturando, ok? Cosa succede? Le persone che ti circondano possono influenzare il tuo percorso di vita. Allora, tu devi dare la giusta importanza a queste persone, ma non devi permettere comunque di condizionare quelli che sono i tuoi veri desideri. Capisci? Sì. E questo è il discorso. Quindi, amali all'infinito, però lasciati sempre quello spazio che ti permetta poi comunque di prendere tu le decisioni per quello che è il tuo percorso di vita. Capisci? E questo è un po' il senso. Capisci? Facciamo un applauso a Davide e a Stefano. La poesia non la conoscevo, infatti mi devi dire il titolo perché non ho capito. Qual è il titolo? IF, IF, se. Allora io questa poesia qua, per farvi capire, perché adesso l'ascoltavo, a me è piaciuta tantissimo, perché ci ho trovato tantissimi spunti.
Chi è che sta parlando? È maleducazione parlare sulle parole degli altri. Questa poesia io la stamperò e la metterò nello spogliatoio della squadra della Sanremese. La metterò lì per farvi capire. Perché secondo me dà tantissimi spunti in un percorso di una stagione sportiva calcistica. Perché nella stagione ci sono momenti positivi, momenti negativi. E bisogna saper affrontare con equilibrio sia gli uni che gli altri. Capite? Sì. Quindi vi consiglio anche a voi di tenerla bene a mente questa poesia, di stamparvela, metterla da qualche parte. Intanto darci una lettera. Una frase che mi sarebbe piaciuto. Se riuscirai a parlare con i re, sia con i re che con i mendicanti, mantenere la tua virtù, mantenere la tua umiltà. Anche in uno spogliatoio hai il fenomeno, ma è anche quello che magari non è ancora pronto, ha bisogno di maturare. Certo. E bisogna dare a tutti e due la stessa importanza, bisogna riuscire a parlare con tutti e due, non solo quello che è più bravo. O i giovani o gli anziani. O escludere quello magari che è poco pronto. Basta, dai. Arriviamo. Grazie ragazzi, facciamoci un applauso, dai, un applauso a tutti quanti, bravi, grazie. No, devi rimanere, basta col vaccino, Gio. Vai!